Va ora in onda Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Gentili ascoltatori di Radio Piper Fontana Fredda, buonasera, benvenuti al nostro consueto settimanale di approfondimento Pianeta Oggi eventi nel mondo, in studio Massimo Bonella, alla regia qui a Fontana Fredda abbiamo Paolo Gavasso che saluto cordialmente, trasmissione che va in onda anche in collaborazione con un network molto importante, un network online, cosiddetto network della nuova tecnologia, dove a capo abbiamo Radio Science di Treviso, a seguire tutta una serie di emittenti di taglio locale che ripetono, quindi tutto il network ripeterà questa trasmissione, anzi ripete perché siamo già collegati. Alla regia centrale di Treviso saluto Rosario Moreno. Dunque, iniziamo subito qui a Radio Piper, frequenze molto importanti, ecco, ve le ricordo subito, frequenze di emissione 88.800, 93.800 per tutto l'Alto Adriatico in stereofonia dal 1981, emittente che trasmette anche in streaming al sito radiopiper.it. Dunque, detto questo, io cedo subito la parola al collega che si trova nello studio 2, che so che ha un importante ospite, si parlerà di sociale, di corretta informazione, dunque a te Albiano, come sempre, la parola. Noi ci sentiamo al termine. Prego Albiano. Ciao Massimo, grazie per lo spazio che qui a Radio Piper ci date sempre. Ora abbiamo il piacere di avere Marco Grilli di Alternativa Friuli. E come accennavi, ci fa fare voce anche ad un'informazione che difficilmente si trova nel mainstream, giornali, televisione, diciamo alla portata di tutte le persone, molto spesso non danno delle informazioni che noi riteniamo cruciali. Tu sai che la nostra associazione in genere promuove conferenze e approfondimenti su temi di carattere economico, sociale, spirituale, ma riteniamo molto molto importante anche l'informazione, perché l'informazione può essere considerata un poco l'arteria su cui la coscienza, la consapevolezza dell'uomo si sviluppa. Per cui avere un'informazione quanto più corretta, e per noi quanto più corretta significa quanto più vicina ai fatti. Di opinioni ne possiamo parlare, ne possiamo avere mille, però i fatti hanno una loro voce indipendente e sulla quale noi possiamo farci delle opinioni, ma farsi delle opinioni a prescindere dai fatti è molto grave e sicuramente poco educativo, poco formativo. Quindi innanzitutto a Marco Grilli io chiederei, qui Alternativa Friuli che cosa si propone, quali sono i temi fondamentali che loro desiderano sviluppare e avvicinare e sensibilizzare, diciamo, l'opinione pubblica. A te Marco. Intanto buonasera. Grazie Alviano, grazie Massimo e naturalmente Radio Piper per lo spazio, è sempre un piacere. Allora, informazione si diceva giustamente,
non è semplicemente una questione di informazione a prescindere dai fatti o in seguito ai fatti. L'informazione deve essere fondamentalmente approfondimento, curiosità e voglia di aprirsi a 360 gradi verso quello che è tutto ciò che riguarda le nostre relazioni che consociati con il mondo esterno. Quindi se partissimo comunque tutti dal presupposto di voler arricchire la nostra piccola realtà e non guardare solo il nostro orticello, già sarebbe una buona propensione alla sua informazione corretta, cioè libera e ampia, e non semplicemente l'assunzione di informazioni tramite i canali tradizionali che, bene o male, secondo quello che il governo di turno in carica, esatto, ci propongono contenuti e, come dire, ci danno notizie e visioni del mondo che magari sono anche leggermente o molto distorte rispetto a quelle che noi ci possiamo, diciamo, formare quando decidiamo di spaziare nel canale informativo e quindi approfittare anche di quella che è la grandissima risorsa degli ultimi anni, quando anche non venisse definitivamente bloccata, che è internet, dove riesce a reperire informazioni grosso modo su tutto, anche abbastanza in tempo reale, perché ci sono le cosiddette immagini, informazioni, filmati, cosiddetti virali sui vari canali, che ci permettono comunque di poter allargare i nostri orizzonti e non basarci unicamente su quello che è il flusso formativo e informativo principale, quello che chiamiamo mainstream comunemente ultimamente. Certo, anche se devi riconoscere che c'è una fetta di popolazione, in particolar modo quella anziana, o anche quella che ha ricevuto un'educazione piuttosto limitata, che fa fatica ad accedere a questa libera ricerca, diciamo, e che quindi avrebbe bisogno che proprio lo Stato si facesse garante di una informazione quanto più trasparente, oggettiva possibile. Hai perfettamente ragione, in effetti bisogna dire che il telecomando per una persona anziana seduta sul divano in poltrona davanti alla televisione è lo strumento più facile, come dire, per spostarsi da un contenuto ad un altro. Peccato che i contenuti siano quelli selezionati da terzi che comunque agiscono nel nome della TV commerciale o semplicemente dei messaggi propagandistici. E qui entriamo nel vivo del discorso, per cui effettivamente anche in televisione c'è qualche canale che prova a fare libera informazione o che prova a inserire contenuti al di là della mediocrità dell'offerta del palinsesto tradizionale. Non voglio fare pubblicità a nessuno, ma bisogna scorrere molto, come dire, l'elenco dei canali per riuscire a trovare qualcosa di simile, perché ci basiamo su tutti i canali principali. Beh, per esempio, io personalmente, a meno che non sia veramente in difficoltà, non riesco a reperire altre informazioni, effettivamente l'unico TG che riesco ancora a guardare nei canali tradizionali è quello della 7. Rai 1, Rai 2 e Rai 3 sono state rilottizzate recentemente, alla faccia di quella che veniva definita la lottizzazione degli anni 70-80, voluta da Democrazia Cristiana, Partito Socialista e Partito Comunista, rispettivamente Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Adesso siamo ancora messi peggio, perché prima quantomeno c'era un pluralismo di politico di voci, adesso c'è univocità, è quasi quasi come vedere una trasmissione a reti unificate, perché i contenuti sono sempre quelli, i direttori sono selezionati dai capi reti, i capi reti sono selezionati dal governo, neanche più dai partiti, dal governo. Il governo risponde soltanto a certe logiche, non è neanche un governo eletto, non lo è mai stato per la verità, perché costituzionalmente nell'ordinamento italiano non è previsto che il governo venga eletto, ok? Viene nominato in tutto e per tutto, da partire dal suo membro apicale, cioè dal Presidente del Consiglio dei Ministri, fino anche ad arrivare a ogni singolo ministro e anche sottosegretario, perché poi i dirigenti dei ministeri fondamentalmente sono sì, tra virgolette, delle nomine politiche, ma normalmente sono, diciamo, delle carriere parallele rispetto a quella puramente politica. Questo per dire cosa? Che sostanzialmente laddove diciamo, l'editore di turno non è legato a doppio filo con il governo o da interessi con il governo, è chiaro che l'informazione diventa leggermente distaccata. Anche le reti berlusconiane non sono esattamente allineate a quelle governative, anche se secondo me tra la rinata Forza Italia e il Partito
democratico c'è un giochino delle parti che sembra quello del poliziotto buono o poliziotto cattivo, per cui molte cose secondo me sono più orchestrate e organizzate che non effettivamente naturali. Poi teniamo conto che nella collettività è difficile già tra individui andare d'accordo anche all'interno di gruppi omogenei, figuriamoci tra gruppi eterogenei, questa è un'altra delle problematiche comunicative sostanzialmente. E per l'appunto, per quelli che possono fornirne, io propongo sempre di andare a cercare contenuti e notizie via internet, perché ancora un minimo di veridicità o di, che posso dire io, di mancanza di censura si riesce ad avere. Ci sono dei canali che tu suggeriresti? Rischio di essere noioso, ma passerei da Pandora TV, che tra le altre cose è la televisione fondata da Giulietto Chiesa con altri soci, perché di fatto si tratta comunque di una società alla base, ma che lo fa per divulgazione informativa e non per contenuti commerciali, tra le cose perché ha bisogno di aiuto e di finanziamento. Passando per Sputnik Italia, che è una manifestazione, se vogliamo, è una costola italiana di un network che ha origini russe, lo dice il nome stesso, ma che fornisce informazione di qualità e non necessariamente solo russofila, piuttosto che passare per canali anche del Medio Oriente, la onnipresente Al Jazeera, piuttosto Jazeera, certo. Devo dire la verità, anche TGcom 24 in qualche caso ha dato dimostrazione di essere pluralista. Bisogna fare un po' di selezione dei contenuti sostanzialmente, perché comunque di base è una formazione commerciale. E varie notizie che possiamo appunto ricavare tramite canali internet, basta semplicemente digitare il contenuto che si vuole trovare su un motore di ricerca e bene o male ci si arriva. Poi, laddove i contenuti sono protetti da copyright, da diritti d'autore, chiaramente si rischia di andare incontro al blocco del contenuto, vedi anche il canale YouTube. Certo. YouTube è fondamentale perché riesce a trovare video di qualsiasi genere, argomentazione, interesse, alla faccia della mancanza di pluralismo delle TV tradizionali. Certo. Chiaro che si rischia di scadere anche lì nelle volgarità, perché volendo ci sono contenuti di tutti i tipi, puoi selezionare anche qualcosa che con l'informazione, con l'attualità non c'entra assolutamente nulla. Certo, in questo caso deve essere il nostro intimo. E qui il problema viene proprio questo, ed è una questione di cultura personale, di mentalità, di apertura, ma soprattutto di orientazione ad una coscienza che nella società di oggi tendenzialmente si va tanto cianciando, ma non esiste nell'effettività, o esiste solo in pochi soggetti, sì, che poi si fanno carico anche, tra le altre cose, della responsabilità di cercare di divulgare certe notizie, correndo anche dei rischi, perché poi rischi anche delle azioni legali. È successo, Marco Travaglio, faccio un esempio, credo che abbia partecipato in veste di convenuto in più di 300 processi. Sì. Con svariati tentativi di accuse diffamatorie, sostanzialmente, che lui è sempre riuscito, bene o male, a dimostrare non fossero reali. Parliamo anche, se vogliamo entrare nel campo giornalistico, parliamo delle leggi bavaglio o dell'impossibilità per i giornalisti di avere una copertura assicurativa di tipo professionale, per cui sono responsabili in tutto e per tutto e perseguibili in tutto e per tutto. Massimo credo mi possa dare una conferma di questa cosa, sono responsabili in tutto e per tutto di quello che dicono, di quello che fanno, per cui sono esposti anche al pubblico ludibrio. Mi sembra che ultimamente si sta un po' chiudendo il cerchio contro questa libertà di informazione proprio con leggi degli ultimi tempi. Comunque noi partiamo adesso da questa considerazione su informazioni diverse per cercare di capire che cosa sta succedendo a livello internazionale in quello che noi definiamo o consideriamo un terreno estremamente insidioso.
Personalmente mi sembra che la Siria dei giorni nostri, ciò che sta accadendo lì, assomiglia molto a quella che poteva sembrare la Serbia di Ferdinando I, in cui d'Asburgo, in cui l'uccisione di un principe che doveva salire al trono d'Asburgo diventa la causa di un conflitto mondiale. Qui si stanno confrontando in Siria due superpotenze nucleari e si stanno confrontando ormai, diciamo in qualche modo direttamente, e c'è molta confusione sulla situazione in Siria, nel senso che sia Russia da una parte, sia Stati Uniti e alleati NATO, insieme poi agli altri alleati NATO medio orientali, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, eccetera, si dovrebbe combattere l'ISIS che in questo momento si trova in Siria. In realtà questo non appare. Tu come consideri la situazione in Siria? Perché sentendo le voci americane, i russi, sappiamo, diamo un'informazione immediatamente ai radioascoltatori, che c'è stata qualche settimana fa il di proclamare una tregua che avrebbe dovuto aiutare la popolazione a rifornirsi di cibo per chi voleva restare, e per chi voleva fuggire dalla città, che in questo momento è a gravissimo rischio di bombardamenti da entrambe le parti, un corridoio, diciamo, umanitario. Ecco. Però questa è una tregua che sta durando pochissimo e c'è un rimpallo di responsabilità. Beh, certo, come al solito si fa scaricabarile, poi chi ne paga le conseguenze sono i poveri siriani che rischiano di essere i cosiddetti, perdonatemi l'espressione, rende molto bene, cornuti e mazziati, cioè quelli che le prendono sia in un caso, cioè oltre ad aver preso le botte, oltretutto, o come dire, oltre a essere stati beffati in un modo, vengono anche percossi dalla stessa persona che li ha beffati. Allora, qui bisogna che ci mettiamo d'accordo su una cosa. È vero quel che dici tu, si stanno confrontando due superpotenze, perché gli Stati Uniti le stanno provando tutte le stanno provando pur di provocare la Russia, perché in questo modo riuscirebbero ad avere il sostegno incondizionato per articolo 5 del trattato NATO di tutti i paesi che fanno parte della NATO stessa. Okay? E agli occhi dell'opinione pubblica mondiale potrebbero vendere la storia che è stata la Russia cattiva per quanti e che si è meritata una rappresaglia militare, ma non stanno tenendo conto del fatto che il loro comandante supremo in questo momento è in scadenza di mandato e non sa che pesci pigliare. Forse in questo momento è anche quello che sta meglio di tutti, perché tra circa un mese e qualche giorno, e poi a partire da gennaio dell'anno prossimo, lui farà il pensionato o farà quello che gli piacerà, bene o male abbia fatto finora, e non si dovrà più assumere il rischio di aver aperto o provocato un conflitto, sia su scala mondiale che sia su scala locale, estera naturalmente, perché all'interno degli Stati Uniti non si dice che hanno già i loro conflitti. Tra le altre cose faccio notare che una delle più grosse guerre civili mai viste al mondo si è combattuta proprio all'interno del territorio degli Stati Uniti, tra nordisti e sudisti, per i diritti, tra le altre cose, degli immigrati, cioè delle popolazioni di colore. Certo. Ok? Certo. Tanto per farci, o la schiavitù in generale, tanto per citare un esempio. Per cui i difensori della libertà, della democrazia, eccetera, forse dovrebbero ripercorrere qualche passetto indietro il vialetto della propria storia patria, e magari riuscirebbero a capire qualcosa. Peccato che quelli che hanno coscienza non siano quelli che comandano. Detto questo, la signora Hillary Rodham Clinton, già moglie del presidente per due mandati Bill, o William se preferite, sembrerebbe essere la candidata più accreditata
per accedere alla carica di Presidente degli Stati Uniti. Sarebbe anche un traguardo storico, che sarebbe formalmente la prima donna a rivestire questo, certo, questo ruolo. Contro Donald Trump, che è un multimilionario in termini di dollari, fa parte di una ristretta elite di ricconi mondiali, che ha delle idee tutto sommato anche similari, ma espresse in modo completamente diverso. Per cui chi pensa che Hillary sia la più tranquillina dei due, secondo me sbaglia di grosso. Hillary è un grosso punto di domanda, perché è stata la fomentatrice di Obama per quanto riguarda l'espansione, diciamo, militare degli Stati Uniti. Ma questo in pubblico non si dice. Trump si è sempre fatti i fattacci suoi, adesso ha deciso di spiccare il, come dire, il volo. Non so se sia per il suo tornaconto personale, per mania di grandezza, per mitomania, vai tu a capire, per n motivi anche economici, visto che fa parte di un ristretto club di persone che volenti o nolenti anche fuori dagli, diciamo, dal, come dire, dai dalla luce dei riflettori. E questi signori, chiunque dei due vinca, comunque rappresenterà un problema. Torno a ripetere, però, a mio avviso, dati gli elementi che abbiamo fino adesso, perché Trump, bene o male, ha sempre agito allo scoperto. Le cose condivisibili, e in qualche caso molto meno, che ha detto, le ha sempre detto. Politica statunitense più concentrata verso l'interno degli, esatto, Stati Uniti che verso l'estero. E questa è una grossissima differenza sulla quale, grazie al Viano, io avrei voluto porre l'accento, cioè che mentre Trump parla di chiudere i confini e limitare i danni per evitare l'afflusso di correnti negative, chiamiamolo così, all'interno degli Stati Uniti, Hillary invece spinge sotto banco per la NATO. Quindi il pericolo, secondo me, non è che gli Stati Uniti chiudano le frontiere, è che gli Stati Uniti vogliono aprirle in senso di rigurgitare all'esterno forze militari per andare a occupare territori che fanno loro comodo per motivi logistici, economici e anche semplicemente per dare attuazione a quello che è il cosiddetto Project for the New American Century, che è un progetto folle, generato da menti deviate ancora anni fa, già praticamente a partire dall'amministrazione Reagan, per l'espansionismo americano in senso colonialistico militare. Mitomania vuoi per questioni di difesa degli Stati Uniti e dei loro interessi, anche perché gli Stati Uniti, che si dica o no, sono al collasso economico. Certo, il debito maggiore al mondo. E allo stesso tempo dovremmo dire che questo, che il 2000 dovrebbe essere il secolo americano, dal 2000 al 2100, questo dovrebbero essere 100 anni in cui gli Stati Uniti dovrebbero fare da punto di riferimento mondiale, dobbiamo parlare intanto di numeri umani. Gli Stati Uniti hanno 300 circa milioni di abitanti, ma basta un'India con 1 miliardo di abitanti e ancor più una Cina con 1,4 miliardi per capire come i rapporti di forza dal punto di vista di quello che noi dovremmo chiamare semplicemente umano, noi siamo tutti abitanti di una sfera che viaggia nel cosmo come una nave che solca un oceano, e dove tutti gli esseri all'interno di questa nave o all'interno di questa sfera dovrebbero avere gli stessi diritti, dovrebbero avere le stesse opportunità, dovrebbero essere considerati e rispettarsi gli uni con gli altri in uguale misura. Questo premere degli Stati Uniti d'America sul fatto di essere una nazione leader un po' dovrebbe metterci sull'avviso, e io ritengo anche che questa sia una posizione che è voluta dai governi, non è voluta dai cittadini. I cittadini
americani, dal mio punto di vista, sarebbero molto più disposti a condividere tutto con tutti. Sono i poteri forti e le elite finanziarie, le elite diciamo delle grandi multinazionali, che invece vogliono concentrare il potere nelle mani di pochi. Ritornando alla Siria, quindi possiamo dire che gli attacchi, voi sapete che dopo una, per chiarire un poco qual è la posizione degli Stati Uniti d'America e che cosa sentiamo noi nelle nostre televisioni, che cosa leggiamo noi nei nostri giornali. Qualche giorno fa, circa una settimana fa, 8 giorni fa, nel momento in cui era stata proclamata una tregua, in cui si voleva dare un aiuto alle popolazioni siriane con un convoglio dell'ONU, questo convoglio è stato attaccato. Immediatamente è stata messa sotto accusa dall'informazione occidentale la Russia. E la Russia ha detto: noi siamo per una diciamo per un'indagine di carattere internazionale e approfondito. Siamo stati accusati di aver avuto 2 su 24, sono degli aerei di combattimento sovietici, che sorvolavano la zona e avrebbero bombardato, secondo gli Stati Uniti d'America, addirittura per 2 ore, un convoglio, questo convoglio NATO, questo convoglio ONU, scusate. Sappiamo benissimo che i missili in dotazione dei caccia sono un certo numero, penso che non ci vogliono 2 ore per liberarsi dei missili in dotazione, ma ciò che è molto più importante è che il convoglio non presenta i danni causati da un missile o da diversi missili, presentano invece dei danni che sembrano di più da delle bombe interne o già preesistenti lì o fatte cadere o da diciamo esplosivi che non sono così potenti come quelli dei missili, perché le strutture esterne del convoglio sono, non possiamo dire intatte, ma sono poco compromesse. Allora che cosa succede? C'è questo attacco a questo convoglio. Dopo alcuni giorni, per spiegarvi la tensione che sta crescendo, una collina isolata dove c'è una postazione siriana ed alcuni militari russi viene bombardata per un'ora circa da degli aerei caccia americani. A questo punto gli americani qualche giorno dopo si scusano, dicono che è stato un errore, ma sembra poco credibile quello che dicono, perché pochi minuti dopo dell'attacco, in cui hanno perso la vita una 70 di persone, ci sono stati 100 di feriti tra le forze siriane presenti in questa collina vicina ad Aleppo, c'è stato un attacco dell'ISIS, quasi come che gli americani avessero preparato l'attacco delle forze ISIS, quelle forze che loro dicono: noi siamo qui per, invece per contrastare. La mossa che è stata fatta subito dopo dalla Russia è stata quella di bombardare un centro di comando, praticamente potremmo considerarlo NATO e dei suoi alleati, dove sono morti, sembra, ufficiali israeliani, ma anche ufficiali americani, britannici, dell'Arabia Saudita, della Turchia, del Qatar. Quello che voglio dire, stiamo salendo in un confronto, in un terreno terzo che da super potenze nucleari americane e russe da una parte, che hanno i loro uomini lì. E l'informazione, invece che venirci incontro e dirci dobbiamo... Sì, benissimo, veniamo dallo studio 1 alle 19.36, andiamo dunque solo su il network Radio Science. A tale proposito, quindi in attesa di ripristinare il collegamento,
Dunque, vi vorrei fare la rassegna stampa della nostra homepage di pianetaoggitv.net, che io sono l'editorialista oltre che condurre questa trasmissione di approfondimento. Dunque, abbiamo in primo piano l'educazione alla cultura della legalità con gli studenti universitari di Villarrica, e qui c'è un articolo molto interessante di Omar Cristaldo, e c'è anche il ricordo del nostro amico collega giornalista Pablo Medina, che è stato ucciso dai narcotrafficanti. E a seguire un messaggio spirituale, un messaggio dal cielo, anche qui un incontro con gli studenti. Dunque, andiamo avanti, abbiamo il telegiornale di Pandora TV, che appunto facevamo prima riferimento con i nostri ospiti. Pandora TV in collaborazione anche con l'emittente intercontinentale Russian Today, e quindi abbiamo questi notiziari che vengono tradotti dalla redazione di Pandora TV in lingua italiana con immagini esclusive per l'Occidente. Quindi abbiamo una serie di telegiornali, poi c'è un articolo che riguarda praticamente l'emittente nazionale La 7, l'emittente privata La 7 ex Telemonte Carlo, per chi non si ricordasse. Ecco, su questa emittente va in onda il cosiddetto TG Porco di Sabina Guzzanti. E quindi ecco, ho voluto ricordare anche questo, lo farà il 22 settembre. Dunque, vediamo se riusciamo anche a avere altre informazioni al momento. Nel frattempo, Massimo, lo riprendo un attimo dalla regia. Massimo, nel frattempo, sì, sono ritornati Alvaro. Ecco, benissimo. Allora, diamo subito la parola, la linea allo studio 2. C'è stato un inconveniente tecnico, e quindi riprende anche su Radio Piper. Dunque, da questo momento, prego, Alviano. Sì, per concludere, perché anche il tempo di lasciare l'ultima battuta anche a Marco, io penso che dovremmo, come europei, dovremmo cominciare a valutare molto attentamente le informazioni che ci vengono date da parte statunitense. Queste informazioni dovrebbero essere valutate, soppesate e scremate degli interessi particolari che gli Stati Uniti possono avere nello spingere anche gli Stati europei a prendere una posizione nei riguardi della Russia, che non è nell'interesse delle popolazioni europee. Non abbiamo bisogno in Europa di una terza guerra mondiale. A te, Marco. Prego, Marco. Niente, stasera con lo studio 2 c'è un problema di collegamento, caro Massimo. Ecco, Marco, ci sei? Sì. Perfetto, vai. Mi rincresce per questi inconvenienti. Ad ogni buon conto, il consiglio regionale del Veneto mesi fa ha approvato una mozione contro le sanzioni contro la Russia, perché qui a nord-est, in particolare il territorio del Veneto, della Lombardia, anche del Friuli, avevano maturato rapporti importantissimi con partners russi che in questo momento sono pesantemente condizionati dalle sanzioni internazionali, sanzioni tra le altre cose volute sì la salute economica della Russia. Ora sembra che io ce l'abbia a morte con gli statunitensi e con gli Stati Uniti, ma di fatto le cose stanno così. Vogliamo fare un altro esempio? La WADA, o WADA, WADA, che è l'organismo fondamentalmente internazionale di controllo del doping, a livello praticamente su scala, ha tanto fatto, tanto ha detto. Ecco, c'è niente da fare, Massimo. Proprio con lo studio 2 c'è un problema di collegamento. Sì, allora niente, riprendo qui dallo studio 1. Vorrei consultarmi con te, Rosario, chiudiamo, cosa facciamo? Niente, adesso sto cercando di riprendere il collegamento con Marco e Alvaro, e Alviano, scusami, sì. Per vedere un attimino se riusciamo a far finire il discorso, perché a me interessava che finisse il discorso, insomma, tutto quanto, però vedo che non si riesce. Proprio con la chiamata con i ragazzi, proprio no, non c'è niente da fare, quindi vai avanti con la rassegna, con le notizie. Nel frattempo vediamo se
se riusciamo a riprendere questo collegamento e a terminare il discorso, insomma. Va bene? Allora, benissimo, dicevo, c'era appunto degli articoli molto importanti, l'incontro con gli studenti, siamo in Sud America con gli studenti dove si parla di spiritualità, poi a seguire andiamo a un taglio medio sulla 7, il TG Porco di Sabina Guzzanti, dunque, ecco, stavo guardando se riuscivo ad avere anche l'orario, anzi no, questo è dunque, ecco qui ho sbagliato io perché c'è stato un problema tecnico anche qui sul nostro monitor. Stasera vedo che è una serata particolare. È particolare, allora... vero Massimo? Adesso provo a ricontattarli, questa volta però li contattiamo via telefono. Sì, sì. Così facciamo la conclusione perché il discorso è molto importante, si parlava anche di corretta informazione, cosa che a me anche in particolare mi interessa moltissimo. E poi c'è un'altra notizia, sempre a taglio medio-basso, la Madonna piange sangue a Trevignano. Ecco, sta arrivando la chiamata, scusami Massimo se ti interrompo, prego. Non voglio essere maleducato, Marco è di nuovo in linea con noi. Però questa volta via telefono. Ecco, io do subito la linea a voi per la conclusione, dopodiché io chiudo il programma di approfondimento. Prego Albiano e Marco Vidi. Grazie Massimo, riprendo da dove avevo interrotto io, presumibilmente da dove non mi avete più sentito. Sostanzialmente stavo dicendo che questo organismo internazionale di controllo sul doping appunto ha mosso queste accuse alla Russia, per cui gli atleti russi sono stati esclusi dalle competizioni olimpiche. Ma questo organismo internazionale da chi è stato ratificato, da chi è stato fondato, dove ha sede, di che nazionalità sono sostanzialmente questi ispettori? Sono statunitensi. Allora voi mi spiegate come fa questo organo a essere ritenuto neutrale nei confronti di quello che può essere definito il nemico numero uno? E soprattutto quello che mi fa morire dal ridere, spostandoci dal terreno olimpico e tornando in Siria, ma come si permettono gli Stati Uniti e dal canto suo in un certo senso anche la Russia di star lì a discutere su cosa la Siria debba o non debba fare? I russi sono lì perché la Siria è un alleato, è un partner commerciale, lo è sempre stato da anni e continuerà a esserlo perché fondamentalmente hanno troppi interessi in comune, al netto di Assad, che se ne voglia dire. Gli Stati Uniti vogliono mettere le mani su tutte le ricchezze della Siria, da quelle culturali, perché loro poverini sono un po' carenti sotto questo profilo, a quelle, diciamo, naturali, e quindi chiaramente il loro interesse è puramente espansivistico. Adesso mi dovete spiegare, altrimenti perché questi due signori, che sono i rappresentanti, diciamo, dei dicasteri degli esteri di entrambe le nazioni, si trovano loro a parlare di un processo di pace che riguarda una terza popolazione. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo violando l'autodeterminazione dei popoli? Ma noi altri abbiamo un contingente in Libia già da tempo, sotto mentite spoglie, al comando, attenzione, dei servizi segreti italiani che dipendono direttamente dal governo italiano e non sono membri dell'esercito in senso stretto, comandati dalle forze armate a disposizione di ordini parlamentari in caso di dislocamento all'estero, e stiamo andando a rompere le scatole a qualcuno che non è nel nostro territorio, che a noi non sta facendo nulla se non tutto il problema degli sbarchi, ma di questo parleremo in un'altra occasione eventualmente, ok? E stiamo violando l'autodeterminazione di un popolo. Ma ci rendiamo conto della barbarie che si sta compiendo all'interno del nostro benamato pianeta? Ma cioè, è su questo che dobbiamo riflettere, dobbiamo ragionare. Sono persone, terzi soggetti, che vanno a sindacare su quello che è l'equilibrio di una nazione che in fin dei conti, tutto sommato, si faceva i fatti suoi. E tutte le porcherie che stanno avvenendo in Turchia, I numeri che si è inventato Erdogan, che il colpo di Stato se l'è fabbricato ad hoc oppure è stato talmente sveglio da riuscire a sfruttare qualcosa che gli è stato messo in piedi e messo, regalato praticamente da terze parti, ma ci rendiamo conto?
noi stiamo a discutere ancora di informazione neutrale, di informazione completa, questo la gente non lo sa. Voglio chiudere con un'ultima cosa. Avete letto il quesito referendario che andremo a votare il 4 di dicembre, quando il Presidente del Consiglio aveva assicurato che si sarebbe fatto a ottobre? Il 4 dicembre si è saputo ieri, abbiamo un mese praticamente per riuscire a preparare le persone alla comprensione del testo referendario e soprattutto di quello che c'è sotto. Ma ci rendiamo conto? Ma stiamo parlando di informazione, no? Stiamo parlando di disinformazione, stiamo parlando di regime, stiamo parlando di follia. Scusatemi, ma bisogna pur che ci chiediamo le idee su certe cose. Bene, vedo che il nostro tempo è in scadenza, anzi è scaduto. Perdonate il fatto che siamo andati un po' oltre il limite che ci avete concesso, ma speriamo di aver dato qualche input di approfondimento per coloro che ci ascoltano. Un grazie, un abbraccio, un buonasera a tutti qui da Radio Piper. Grazie per la cortese partecipazione. Bene, riprendo dallo studio 1, grazie a voi, anzi per la conduzione di Albiano Appi, sempre perfetta, altresì un saluto a Marco Grilli del Movimento Alternativa. Ecco, prossimamente poi lo potete vedere anche in televisione, perché ci saranno dei reportage e degli approfondimenti anche in versione televisiva sul circuito di Pianeta Oggi TV. Dunque, qui riprendiamo da Radio Piper Fontana Fredda, dove nasce questa trasmissione Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, Radio Piper che modula sulle frequenze storiche dal 1981, vale a dire 88-800 MHz e 93-800 MHz in stereofonia col sistema RDS per tutto l'Alto Adriatico. Ringrazio Treviso, la regia centrale di Rosario Moreno, che gratuitamente ripete questa trasmissione in tutto il network online di Radio Science. Ringrazio alla regia qui di Fontana Fredda, Paolo Gavasso, per la gestione di tutto e l'attenzione sulla trasmissione. Ringrazio anche voi gentili ascoltatori che ci avete seguito. Da Massimo Bonella l'augurio di un buon proseguimento con le nostre trasmissioni. Alla prossima settimana. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.